Hola, hola a tutti fanciulli e fanciulle e benvenuti e benvenute in un mio nuovo video. Video di una maxi spesa che ho fatto da risparmio casa. Maxi spesa, sì, maxi spesa, anche se l'importo non è stato un importo di quelli super stratosferici, è stata pur sempre una spesa. Sono due belle buste, ne ho una proprio di risparmio casa. Eccola qui, e poi ne ho una un pochino più grande di quelle che utilizzo io, che ho sempre nella macchina, ma che non posso, di quelle più pesanti di plastica, ma che non posso assolutamente tirare su perché pesa un accidente. Lo scontrino è rimasto nella borsa, ma ragazzi, può essere pure che io l'abbia buttato, vabbè. Sono iniziate delle nuove offerte speciali. In questo caso ci sono delle offerte che loro chiamano a prezzi shock e mi sono buttata a capofitto perché ovviamente quando c'è il cambio delle offerte ci sono sempre dei prodotti vantaggiosi che riesco a fare miei, diciamo, che si può riuscire a fare nostri, diciamo, con pochissima spesa. Ragazzi, vi devo dare, e ragazze ovviamente, vi devo dare una notizia terribile, terribile, ne ho già parlato con alcune mie amiche del tubo che hanno lasciato dei commenti sotto l'ultimo video dei prodotti finiti. E cioè, ragazzi, sono in lutto. I signori Mister Risparmio Casa ha deciso di togliere dal commercio, così mi è stato detto, tutti i detersivi per la lavatrice della linea Profumi Francesi Oh là là, oh là là. Ragazzi, voi non potete neanche immaginare che cosa, quanto mi possa essere dispiaciuta questa cosa. Stiamo parlando di detersivi, ovviamente, non è che ci tagliamo le vene, però porca paletta, finalmente avevo trovato dei detersivi super buoni, super validi, con un profumo incredibile. Più che avevo trovato, mi erano stati consigliati da una fanciulla meravigliosa e complice questa scoperta, tante di voi era venuta la voglia di acquistarli questi prodotti, questi detersivi e vi eravate trovate anche benissimo. Quindi sono proprio super, super, super dispiaciuta di questa cosa. Questi prodotti sono stati sostituiti dai prodotti della linea Valido. Vi ricordate, vi avevo parlato di un alcol profumato multiuso per la casa. E poi ho preso anche un detersivo per i pavimenti di questa linea, che sembrerebbe essere una linea valida. Ora proverò per voi, per me, per tutti, questi nuovi detersivi della linea Valido per la lavatrice e vedremo un attimo come saranno. Però, ragazzi, che notizia tragica, veramente una notizia tragica. Come al solito, non mi sono preparata la mia scena del crimine prima di iniziare il video, quindi lo farò adesso. Quindi vediamo, guardate che meraviglia questo sottopentola! Questo me l'ha regalato un sacco di anni fa mia mamma. Di ritorno da un viaggio, non mi ricordo se in Turchia, non mi ricordo dove era stata con il mio bambino e mi aveva riportato questo sottopentola al quale sono affezionatissima. Allora, bando alle ciance, dopo questa notizia ferale, direi che possiamo iniziare a parlare di questo haul risparmio casa. Le offerte, mi sono fregata, insomma, li danno loro ovviamente, mi sono portata a casa un volantino. Che però, perché ancora non mi era arrivato nella cassetta della buca delle lettere, che però è relativo solo alle offerte del Lazio. Per coloro che non fossero del Lazio, ma fossero della Lombardia, non mi ricordo di che altra regione, sappiate che se andate sulla app di Risparmio Casa o comunque insomma se andate a cercare le offerte di Risparmio Casa online, ci sono delle offerte ancora più vantaggiose per voi che non siete nel Lazio. Quindi è inutile che io vi faccia vedere il volantino a questo punto, proprio perché qui è relativo solamente alle offerte del Lazio. Però vi mostrerò comunque le offerte che sono in corso in questo momento e che saranno attive fino al 19 settembre. Oggi è sabato 4 settembre,
Credo che caricherò il video domani, proprio al massimo entro domani, in maniera tale che anche molti fra voi che vorranno approfittare di queste offerte potranno recarsi e approfittarne appunto. E ho trovato lo scontrino! Yeah! Stava nascosto nel volantino! La spesa è una spesa da 37,71 euro e più o meno, tranne una cosa che è costata 7 euro e che non vi farò vedere perché sono le traversine, quelle assorbenti per le cucciole, che erano in offerta a 7 euro, 6,99 euro, 30 traversine. Per il resto sono quasi tutte cose a 99 centesimi, 1,79 euro, 2,79 euro, insomma sono cose molto 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 vantaggiose a livello di prezzo. Non so mai dove mettere queste cose. Vabbè, ci avrei da dirvi mille cose, ma partiamo col video. Quindi 37 euro, ma guardate quanta roba mi sono portata via a codesto giro, a codesto giro. Ma sì, ok, ci siamo. No, scusate, scusate ragazzi, ma sto veramente fuori di capoccia. Allora, super mega bidoncione di candeggina omino bianco. Questo è il maxi formato da 2,6 litri. Questa volta ho voluto prendere la profumazione Blue Ocean, che si sente fino qui, buonissima. Lo sapete che a me la candeggina omino bianco mi piace tantissimo ed era veramente ad un prezzo super 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 stracciato. Vediamo se riesco a vederlo dallo scontrino. Allora, omino bianco candeggina 1,99 per 2,6 litri. Adesso non vi starò a dire proprio i prezzi di ogni cosa, però di questo ci tenevo e quindi me ne sono presa un bel flaconcione. Non è detto che prima della fine delle offerte io non vada a farne ancora una piccola scorta. Poi, sempre diciamo cose voluminose, c'erano in offerta, ci sono in offerta i detersivi liquidi l'Isoform. Dice perché c'è pure in polvere? No. Quindi detersivo l'Isoform, questo igienizzante colori brillanti. Qui dice nuovo, addirittura ci dice nuovo, io non ricordo, non so se l'avevo già preso o meno. E addirittura ho visto che avevano anche il tappino nuovo qua, il dosatore, e l'ho fatto mio perché la pallina dosatrice che ho comincia a essere vecchiotta, ancora funge ma è vecchiotta. Ragà, si sente un profumo che non finisce più. Questo lo snaso perché tanto non va male per il fatto che lo utilizzerò a breve. Ah, buonissimo, veramente veramente buono. Il colore è un blu scuro e io questo lo utilizzerò principalmente per il lavaggio dei bianchi, però anche di questo vi voglio dire il prezzo. Allora, l'Isoform, questo no. €2,79 per 1 litro e 625 ml di prodotto, che è un ottimo prezzo. Poi in offerta, se non erro a 99 centesimi, c'è la meravigliosa candeggina Lisoform. Io l'ho presa nella versione classica, questo è un flacone da 2 litri e mezzo. L'ho presa nella versione classica, c'era anche nella versione profumata floreale. Questa volta l'ho voluta prendere nella versione classica. Ragazzi, io lo sapete, ve lo dico sempre in ogni video, che per me la candeggina è tutta uguale, non c'è differenziazione di prezzo, di qualità, ma devo dire che questa di Lisoform mi piace particolarmente. Non chiedetemi perché, ma ha proprio una profumazione, diciamo un odore che non è quello classico della candeggina. Non lo so, mi piace molto, mi piace anche l'effetto e la resa che ha per i vari utilizzi che ne faccio. E adesso avevo detto che non vi dicevo tutti i prezzi, invece ve li sto dicendo tutti. Allora, candeggina 99 centesimi, vi avevo detto bene. Poi c'è in offerta il finish in tutte le sue forme. Ho detto perfetto, prendo il Power Gel, mi sembra poco più di 2 euro, 2,59 euro, 69, 79, e ne ho presa una confezione. Per questa tornata qui va bene. Poi innamorata anche di questa, della stessa candeggina di Lisoform, ma questa in gel linea candeggina attiva,
super potente e raga, mi piace tanto. Io non ne faccio un uso esagerato all'interno del water, però ogni tanto mi piace la sera quando andiamo tutti a dormire. Dare un bel giro all'interno del water di questa candeggina gel, lasciarla agire e poi la mattina tirare lo sciacquone e devo dire che non c'è niente da fare, il water è più bianco e poi mi dà proprio l'idea che sia più igienizzato, ecco, quindi ma questa è veramente veramente buona perché è un gel, è proprio un gel, quindi non tende a scivolare velocemente giù nel buco, insomma, ma si aggrappa bene alle pareti. Mi piace tantissimo. Tanto, tanto, tanto mi sembra 99 centesimi anche questa. Sotto consiglio di qualcuno fra voi, potevo uscire senza un bagnoschiuma, ma quando mai? Ho voluto provare il Neutromed pH 5.5 Sensitive. Questo è quello con proteine dello yogurt e profumo di mandorla. Sensazione di morbidezza. Ragazzi, come devo fare? Che io non ce la faccio a resistere. Lo devo annusare, lo devo snasare. Come devo fare, raga? Io devo snasare. Oh, tanto io il bagnoschiuma li uso come se ci fosse il domani. Vediamo un po'. No, vabbè. Adesso psh, mi spruzza nel naso. Ragazzi, è buonissimo, buonissimo. Sa di caramelle allo yogurt. Come si chiamano quelle buone, buone? Quelle bianche al latte, come si chiamano? Oddio, che buono, ragazze! Sensazione di morbidezza, qua ci dice. Porca paletta, sono 750 ml formato famiglia. Mi sa che questo me lo sparo subito dopo aver terminato quello che ho già in utilizzo, non ce la faccio a metterlo da parte. Buono! Mamma mia, spero di aver azzeccato, fanciulla, amore mio, che mi hai detto questa cosa, quando, o tu che mi hai consigliato, mi sa che era questo che mi hai consigliato, mi sembra di sì. Vabbè, comunque raga, buonissimo, poi vi dirò ovviamente anche la resa. E poi, sempre perché non mi bastava, ho preso pure l'altro, un pochetto più. Raga, ma come devo fare io con questi bagnoschiuma? Cioè, veramente è una droga questi bagnoschiuma. Allora, ho preso nel formato da 250 ml questo di Dove Relaxing 0% sulfate slash che non vedo. Vabbè, raga, qui è scritto pure in violetto relax, bla 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 bla, insomma questo. Con 100% di plastica riciclata la bottiglia, forse così lo vedete meglio. Raga, io quando vedo il cocco non ci capisco più niente. Adesso mi snaso pure questo e chi se ne importa? Stasera sono proprio birichina. Buono. Non so se si sente il cocco, ma è qualcosa di paradisiaco. Raga, non gliel'ho fatta. E poi questa cosa, e poi la prima bustona è finita. Ho fatto una piccola scorta, adesso arriveranno anche gli altri, dei miei amatissimi The Wick del marchio Risparmio Casa. Lo sapete, erano ad 1,79, quindi a prezzo pieno, questi non erano scontati, ma ho praticamente quasi terminato le scorte, me ne sono rimasti solo due, ma adesso di quegli aggeggini che spruzzano ne ho tre, perché tempo fa sono andata da Inns e ce n'era uno in offerta, mi sembra 2 euro, molto carino, adesso non mi alzo per andarvelo a prendere, insomma non ci ho pensato di farla prima questa cosa, a me mi vengono in mente così sciue sciue le cose, e adesso ne ho anche tre da gestire, ne ho messo anche uno nel salone perché ce n'è bisogno, e per cui a giro devo sempre acquistarne qualcuno. Comunque Tropical Fruits, in genere ne prendo quattro ogni volta che vado, nelle quattro profumazioni che sono presenti. Passiamo alla seconda busta. Allora, pallino, pallino, ve le ricordate le salviette pallino? C'ho sta cosa in testa e ho pure paura di. Io non guardo Zara. E dillo a papà. Cominciamo col Toto, il Toto scesa del cane. Vi prego, non litigate mentre giro il video. Poi ho preso Fresia e Mughetto, quello celeste e azzurro. Poi ho preso Melograno e Magnolia. Parliamone, raga, ma sti pack che cosa sono? Sono Mangiato. qualcosa? No, non hanno mangiato. Aspettate un attimo e finisco di girare il video. E poi vaniglia e ilang ilang. No, non mi chiude che soffoco. Moro soffocata. Lasciami, non puoi più. Un pochino di più, ancora poco poco, grazie, se non muoio. Muoro. Scusate, scusate. Vaniglia e ylang ylang. Ma sti colori, secondo me bisognerebbe farci degli smalti perché sono troppo belli questi colori. Poi
poi la Vivianozza, ragazzi, ma avete visto che sono con i capelli sciolti? Non è vero. Dunque, non credo di aver sciolto i capelli da almeno 2 mesi e mezzo. Oggi ho fatto la tinta. Come divaga sta Colors? Oggi ho fatto la tinta e per la prima volta ho detto basta, oggi li tengo sciolti. Guardate quanto mi sono cresciuti i capelli. Sono cresciuti tantissimo. Però adesso ho un po' di caldo perché, come sapete, quando io giro i video sto sempre tutta un po' emozionata, non è vero? Allora, la Vivianozza, vi dicevo, ha problemi di vesciche. Le vengono le vesciche dietro, diciamo, sopra il tallone, e quando porta le scarpe, perché lei ha una sudorazione un pochino eccessiva dei piedi, a volte mette i calzini bassi se cammina troppo, bla 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 bla. Quella c'ha la pelle delicata come la sua mamma, purtroppo per lei. Anch'io ero sempre in ballo con le vesciche, per cui in casa Colors i cerotti vanno per la maggiore. Ora le prenderò anche i Compid, come si chiamano, solo che quelli li trovo in farmacia o parafarmacia. Quindi a sto giro erano terminati i cerotti, ho dovuto ricomprarli. Tutto sto panegirico per dirvi che ho preso la confezione da 100 cerotti assortiti del marchio Risparmio Casa, e poi ho preso questo flex extra flessibile con una seconda pelle formato maxi. Questo è quello che praticamente si può tagliare. Credo che sia una striscia unica. Vediamo un po', sono curiosa perché l'ho presa a scatola chiusa, ma vabbè. Sì, come pensavo, è una striscia unica che si può tagliare in base alla dimensione di cui abbiamo bisogno, e credo che per quello che serve a lei potrebbe essere buona come soluzione. Non stavo a dirvi i prezzi, ovviamente. Sensitive, ho preso un guanto di scorta perché ne sono rimasti solo 2 paia, e io cerco di averne sempre 3-4 paia di scorta perché me li mangio i guanti. A questo giro ho voluto provare questi bilè da Sensitive extra fine cotton inside col cotone dentro. Ho sofferto moltissimo quest'estate per la sudorazione all'interno dei guanti, per la sudorazione delle mani all'interno dei guanti. Ho veramente sofferto tantissimo, tant'è vero che ho deciso di prendermi dei guantini di cotone da mettere sotto, da mettere prima di indossare i guanti di gomma, perché mi è venuta una sorta di, chiamiamolo fungo, ecco, qui sul polso. Infatti non riesco a mettere al momento i bracciali che porto in genere, e proprio dovuto all'eccessiva sudorazione e alla macerazione della pelle all'interno dei guanti, e mi hanno consigliato di utilizzare quelli con il cotone dentro. In qualsiasi caso, mi sono presa anche i guantini, quelli di cotone. E i Vileda in genere sono degli ottimi guanti, e staremo a vedere. Insomma, io li prendo sempre nella misura M. Qui dice 8, in genere M equivale a 7, 7 e mezzo, però qui li chiama 8, insomma, gli dà il numero 8. Poi ci sono i DAV, ragazzi, di nuovo a 99 centesimi. E nel volantino che ho visto online per Milano, se non è Lombardia e non Milano, insomma, Lombardia, non mi ricordo quale altra regione, ragazzi, correte perché, correte, correte, manco mi pagasse la DAV, perché se non ricordo male, tutti i prodotti DAV sono a 79 centesimi. Voi del nord, porca paletta, ci avete pure le offerte più buone delle nostre. Allora, essendo a 99 centesimi, pur avendone ancora una grande scorta, io non ce la faccio, tanto quelli si consumano a casa nostra, vanno via come il pane. Ho deciso di riprenderne altri 3 o 4, no, 3, e ne ho presi 2 di quelli original perché avevo terminato le scorte di quelli original per Maritozzo, mentre io la Vivianozza. Maritozzo, soprattutto Maritozzo, a volte anche Riccardozzo utilizza questo, ma Riccardozzo, diciamo, si adatta un pochino meglio, mentre Vivianozza, come me, utilizza quello che capita. E poi, ragazzi, ho visto questo, che mi sa che è una profumazione nuova. Go Fresh Acai Berry and Water Lily Scent. Questo. A parte il pack stramega spaziale, ora non lo inizio. Dice che vuoi sentire, è chiuso. Raga, ve ne parlerò presto perché non appena termino quello che ho in utilizzo, metterò subito in utilizzo questo, e se mi troverò bene andrò a prenderne altri. Madonna, quanto è bello questo pack, ma questo non l'avevo mai visto. Secondo me è nuovo, anche se qua non lo chiama come nuovo. Boh, però non l'avevo mai trovato.
da risparmiare a casa, dove mi servo io. Poi un po' di dentifrici. Sapete che io li compro a peso, come dico sempre. A questo giro c'erano in offerta, mi sembra, a... Aspettate, non vi voglio dire una baggianata. Colgate a 99 centesimi. I Colgate. Poi c'è un Mentadent sempre a 99 centesimi e poi c'è un altro Colgate a 69 centesimi. Allora, a 69 centesimi c'era questo, il Triple Action Gel da 100 ml, però questo qui, 69 centesimi. A 99 centesimi invece ho preso il Colgate Max White, che mi piace tantissimo. E poi, sempre a 99 centesimi, ho voluto prendere il Mentadent White System Crystal Gel. Ho voluto provare questo e vedremo un attimo come mi troverò, perché non mi sembra di averlo mai preso quello, o perlomeno non mi ricordo di averlo preso. Poi, potevo uscire senza un detergente intimo, ma già mai, ho preso il Neutro Robert's lenitivo con estratto di calendula. Perché mi piace tantissimo e sapete, insomma, che io e questi detergenti intimi siamo diventati molto amici. 200 ml di prodotto, non ho potuto fare a meno di prenderlo, di non pre di prenderlo, di non prenderlo. Non ho potuto fare a meno di prenderlo, no, di prenderlo. Vabbè, scusate, eh. Poi in genere utilizzo saponette super ecologiche, super naturali, saponette solide, perché il maritozzo se vuole lavare il viso solo col sapone. Durante il periodo estivo anch'io ho voluto lavare il viso con il sapone al mattino, la sera no, uso il gel detergente dopo essermi struccata, ma c'erano in offerta ad un prezzo stracciato le saponette solide di Dove, i saponi solidi di Dove. E pur non essendo dei saponi naturali, sono dei saponi fantastici e ho voluto prendere quello nella versione, il bipack, cioè sono due saponette, quello con olio di argan del Marocco per pelle morbida e setosa con un quarto di crema idratante come tutti i Dove. Raga, era un secolo che non provavo delle saponette, che non riprendevo delle saponette di Dove, a questo giro ho detto no, le voglio prendere. E ultima cosa, ma non per ultima, ho preso il detergente struccante bifasico di Nivea, struccante occhi doppia azione, ideale per il trucco waterproof con acqua purificata di Fiordaliso. Questo qui, del quale ho sentito parlarne in maniera entusiasta un po' dappertutto qui sul tubo. Sapete che non mi ricordo se io lo avessi già utilizzato questo prodotto? Non me lo ricordo, chissà se l'avrò già utilizzato o meno, boh, non mi ricordo, però l'ho voluto provare perché appunto ne ho sentito dei pareri, insomma delle recensioni veramente meravigliose, super positive, e a questo giro ho detto vabbè, prendiamo sta confezione da 125 ml che costa come una da 300, ma va bene, non importa. Lo struccante waterproof, scusatemi, lo struccante bifasico mi serve assolutamente. Che vi ho detto waterproof prima? Ogni tanto sparo delle baggianate durante i video, vabbè. E no, è ideale per trucco waterproof. Lo struccante bifasico è il mio struccante per eccellenza per togliere i quintali di mascara che io vado a mettere sugli occhi. Ragazzi belli, e poi c'erano come ultimo prodotto del quale vi avevo già parlato prima, la busta è vuota. C'erano appunto le traversine assorbenti per i cani. Raga, che vi devo dire? Un bel bottino anche questa volta, 36 euro, ma ho preso veramente tante, tante, tante cose. E ci sono ancora tante altre belle cose da prendere. C'è per esempio il Dash, no, liquido, 100 lavaggi, quindi 4 confezioni a 9,90, prezzo shock. Non lo so, vedremo un po', perché il prezzo è veramente buono, è da tantissimo tempo che non acquisto Dash, anche se ultimamente sento recensioni sul Dash che non è più quello di una volta, eh. Comincio a sentire queste recensioni così. E poi, vabbè, ci sono anche tante altre cose in offerta, i Fabuloso pavimenti a 88 centesimi e un sacco di altre cose, ecco, un sacco di altre cose. E niente,
Niente, potrei stare qui a parlare ore di queste offerte, ma come vi dicevo all'inizio, queste sono offerte che sono valide per il Lazio, ma andate a dare un'occhiata perché mi sembra che i tempi delle offerte siano uguali anche per gli altri punti vendita delle altre regioni. Quindi vi ripeto, sono partite il 28 agosto e termineranno il 19 settembre, quindi avrete tutto il tempo di poter fare i vostri acquisti. Ragazzi e ragazze, io spero di aver fatto. Guardate, adesso partiamo con i pruriti della polvere, porca paletta, sembra sempre che io abbia la scabbia che mi gratto sempre durante i video. Io ringrazio tutti coloro e tutte coloro che fossero arrivati fino alla fine di questo video. Un grazie come sempre, se avrete voglia di mettere un like, avrete voglia di iscrivervi al mio canale, per me sarà un piacere immenso, lo sapete, non vivo di numeri, ma di piccole gratificazioni sì. E soprattutto visto che YouTube sta cercando di affossare i canali, diciamo, con non tantissimi iscritti, diciamo quelli un po' più piccoli, ma oltre al mio che è un canale minuscolo, anche so che ci sono anche canali con più di 20.000 iscritti ai quali Juice Plus, sì, Juice Plus, ragazzi, io ho Juice Plus proprio nel DNA ormai, ai quali YouTube non sta proprio facendo un bel servizio. Ci sono tante YouTubers, ho visto diverse YouTubers anche storiche del tubo che sono un po' latitanti, si sono un po' probabilmente stancate e stancati di questa moria di vacche che c'è qui sul tubo. Ragazzi, rendiamo ancora questo social un social attivo. È un peccato. Io sarà che YouTube lo vivo proprio come la mia casa madre, lo continuo a ripetere, sono anche monotona nelle mie manifestazioni verbali, ma io lo vedo veramente come una seconda casa. No, scusate, stavo guardando il tempo perché oggi sto registrando col cellulare del maritozzo e sapete che oltre i 29-30 minuti poi YouTube mi fa storie per caricare i video, quindi devo stare attenta, non chiedetemi perché. E nulla, ecco, quindi cerchiamo di non farlo morire questo social, è un peccato. Io se volete i video li posso anche fare su Instagram, cioè non è un problema, io un sistema di fare i video lo ritrovo, però veramente ragazzi, questa io la considero veramente la mia casa madre, questo social, e mi piangerebbe il cuore vederlo morire. Voi avete il potere nelle vostre mani, date valore con i vostri messaggi, con i vostri commenti, con i vostri like, con le vostre iscrizioni ai canali che secondo voi meritano di esistere. Siete voi, avete un grosso potere nelle vostre mani, ma non ve ne rendete conto. Quindi supportate i canali che a voi piacciono, che non deve essere necessariamente il mio, ma parlavo proprio in generale per tutte le persone, per tutti i creatori, diciamo, di video di YouTube. Detto questo, io vi saluto, vi mando il mio bacio super stra mega galattico. Come sempre, lasciatemi dei commenti, raccontatemi se ci sono cose che avete già provato, con le quali vi siete trovati bene oppure con le quali invece non vi siete trovati bene. Fatemi sapere che esistete. E palesatevi, palesatevi, ragazzi, fatevi sentire che non succede nulla. Ci sono tante persone che mi seguono e non hanno mai commentato. Io ho voglia di conoscervi tutti o perlomeno il più possibile fra voi, cioè ho voglia di sapere chi mi segue, perché dovete rimanere nell'anonimato? Palesatevi. Un bacio grande e al prossimo video. Ciao, ciao a tutti.